Luigi Sturzo e la pace a 104 anni dai Liberi e Forti, il convegno al Palazzo del Pegaso. Libri e racconti di Federico Fubiani per raccogliere fondi per l'associazione Onlus Cure to Children. Repower, Chianti, energie per il futuro, presentata la terza edizione del Chianti Economic Forum. All'interno il premio Chianti Tesi, promosso da Chianti Banca. La figura di Luigi Sturzo è stata al centro del convegno sulla pace e la comunità internazionale a 104 anni dall'appello ai Liberi e Forti. Una riflessione ampia e approfondita, quella che si è svolta in sala Gonfalone a Palazzo del Pegaso. Ad aprire i lavori il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha sottolineato l'importanza di un tema, quello della pace e del ruolo della comunità internazionale, presente proprio nelle prime righe dell'appello con cui il 18 gennaio di 104 anni fa Don Luigi Sturzo apriva la stagione di un nuovo impegno politico dei cattolici italiani alla vita nazionale, superando il non expedit di Papa Pio IX. Sentiamo le parole del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Don Luigi Sturzo è una di quelle figure che ha segnato la storia del nostro paese. Essere oggi qui, ricordarlo, è un modo per ricordare tutti coloro i quali si sono impegnati per rendere la nostra democrazia così forte. Il messaggio è un messaggio potente, un messaggio attuale, un messaggio che segna e tocca le nostre coscienze. Il tema della pace era centrale nei discorsi di Don Luigi Sturzo e nelle sue parole c'erano sempre moniti a tutti coloro i quali guidavano gli altri popoli per cercare di arrivare alla pace. Purtroppo oggi, a poche centinaia di chilometri da noi, è da quasi un anno una guerra violenta, una guerra inaspettata. Fino a poco tempo prima sta scuotendo e sconvolgendo la vita di milioni di persone. Ecco, io penso che ognuno di noi deve seguire le parole di Don Luigi Sturzo come guida nell'impegno che ci mettiamo nelle istituzioni, sempre più alla ricerca della pace, con atti concreti, con azioni di mediazione, di conciliazione. Oggi serve quel tempo, oggi servono costruttori di ponti e non serve alzare muri. E quelle parole devono davvero essere di esempio per ciascuno di noi. Marco Landi, portavoce dell'opposizione, ha tenuto a sottolineare come tra i firmatari dell'appello ci fu anche un toscano, un pratese per la precisione, l'avvocato Giovanni Bertini. Siamo qui oggi per celebrare i 104 anni di quel manifesto che Don Sturzo appellò ai Liberi e Forti, quei valori che sono la libertà, la solidarietà, la giustizia sociale, ma soprattutto il rispetto della persona umana. Quel manifesto che fu poi propedeutico alla nascita del Partito Popolare Italiano e quindi dette vita a quello spirito, a quel senso democratico in termini assolutamente laici, nella partecipazione dei cristiani, di coloro che ritenevano di portare nella vita politica la loro esperienza di pace sociale. Oggi più che mai viviamo in un mondo con più di 100 conflitti, a pochi chilometri da noi abbiamo la guerra russo-ucraina che certamente ci fa riflettere ancora di più su quelle che sono le necessità del rispetto della persona umana e quindi il pensiero va prima di tutto alle vittime di tutti i conflitti nel mondo e chiaramente anche a tutte quelle organizzazioni che si prodigano per far sì che ci sia anche il rispetto di quelle che sono le cosiddette regole della guerra e la tutela appunto della persona umana. Quei principi che Don Sturzo mise in questo manifesto e poi anche in quel programma del Partito Popolare Italiano. Successivamente ci fu la Seconda Guerra Mondiale e quindi con De Gasperi, insomma, due grandi politici della nostra storia e cultura italiana che hanno dato vita
appunto a movimenti democratici nel nostro paese a seguito di due guerre così profonde che abbiamo vissuto nel Novecento. Oggi purtroppo da questo non ci siamo ancora svincolati, oggi siamo qui per ricordare appunto quei valori e quei principi e anche valutare l'importanza di quel messaggio, di quel manifesto di 104 anni fa e l'attinenza anche al mondo di oggi. E adesso le parole di Alberto Bosi, presidente dell'Associazione Francesco Bosi, che parla del ruolo delle associazioni, e di Sua Eccellenza Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale. Sì, noi svolgiamo la prosecuzione del lavoro e delle idee svolte da Francesco Bosi durante tutta la sua lunga carriera politico-amministrativa, ma anche sportiva, perché è stato responsabile anche di alcune delle società Libertas, ad esempio, e cerchiamo appunto di proseguire queste idee, soprattutto da un punto di vista però formativo, educazionale, di modo di che si affermino le sue idee attraverso anche il passaggio alle nuove generazioni, quindi un lavoro diciamo più di tipo formativo. Oggi è il 18 gennaio, la data in cui Sturzo lanciò l'appello ai liberi e ai forti. Nell'appello ai liberi e ai forti c'era un messaggio, ecco, per la pace internazionale, per la creazione di una comunità internazionale, che allora era la Società delle Nazioni e poi c'è stato l'ONU. Sturzo diceva che la guerra può essere eliminata nella misura in cui c'è una organizzazione internazionale capace di avere un'autorità morale e di imporsi su tutti i popoli. Quindi mi pare di grande attualità in un momento in cui nella guerra in Ucraina, ecco, assistiamo al fatto che la guerra continua a essere presente sullo scenario mondiale. È stato presentato presso il Media Center Sassoli a Palazzo del Pegaso il volume di racconti Sogni, pensieri, parole e segni di Federico Fubiani con le illustrazioni di Niccolò Storai, il cui ricavato è devoluto all'associazione Onlus Cure to Children per il progetto Global Neuroblastoma Network. Oggi raccontiamo una bellissima storia, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana. Stamani raccontiamo una storia bellissima, una storia che tiene insieme la capacità di saper coinvolgere, di sensibilizzare, tiene insieme la capacità di saper raccontare di Federico Fubiani, uno giovane scrittore talentuoso che mette a disposizione il suo impegno e il suo lavoro verso chi soffre di più, e lo fa insieme a una fondazione, Cure to Children, a cui sarà devoluto il ricavato della vendita di questo libro, Sogni, pensieri, parole e segni, e dà il senso di come si possono tenere insieme la cultura con la solidarietà. Il Consiglio regionale, ogni volta che è possibile fare la sua parte con Cure to Children, ormai abbiamo messo in campo una serie di iniziative, penso al calendario che andremo a riproporre anche nelle prossime settimane, perché il nostro obiettivo è essere vicino, essere a fianco di ogni associazione che tenta di essere vicino a chi soffre, e questo è il compito della politica, non voltarsi mai dall'altra parte. Quindi grazie a Federico Fubiani, grazie al collega Massimiliano Pescini per aver voluto qui questa iniziativa, e grazie a Cure to Children per tutto quello che fa per le nostre comunità. È un progetto di solidarietà a cui tengo molto, queste le parole dello scrittore Federico Fubiani. In particolare oggi siamo qua per parlare di questo qui che sto stringendo fra le mani, che è una raccolta di racconti brevi che abbiamo pubblicato insieme a Cure to Children a scopo benefico, poiché i proventi della vendita di questo piccola antologia vanno al progetto per la ricerca sul neuroblastoma, che è un terribile tumore infantile, il cosiddetto GNN, Global Neuroblastoma Network. La pubblicazione la si può acquistare direttamente sul sito di Cure to Children e presso alcuni punti vendita che hanno aderito a tenerlo disponibile nei loro negozi, e poi magari anche tramite contattando direttamente me che ne ho
alcune copie. Ah, e le particolarità del libro, niente, io penso la cosa più importante sia proprio quella di voler finanziare un progetto di questa portata. E poi chiaramente chi ama leggere ci potrà trovare, a seconda appunto dei suoi gusti, dei racconti più o meno interessanti, ma questo poi lo lascio a decidere a chi leggerà, insomma. E sentiamo infine le parole di Roberto Valerio, del consiglio direttivo di Cure to Children. Adottiamo questi progetti perché tra gli slogan appunto della fondazione Cure to Children c'è uno slogan che fa riflettere: tanto con poco. Essendo un'organizzazione composta per la sua totalità da personale volontario, volontario nel senso pieno del termine, perché non ci sono neanche rimborsi spese, un librino come questo, che può raccogliere l'offerta di 5-10 euro, per noi è molto importante. La nostra attività è realizzata nel corso di questi 16 anni in tutto il mondo. Si è costituita questa rete di centri di oncoematologia pediatrica in paesi poveri, in paesi emergenti. Proprio quest'estate, a giugno dell'anno passato, siamo stati in Africa, in Camerun, e anche lì è nata una collaborazione molto interessante, perché portare l'oncologia pediatrica in Africa, dove, come potete immaginare, non è garantita neanche una corretta diagnosi, per noi significa aver raggiunto veramente tutto il pianeta, tutte le aree incredibili del pianeta. È stata presentata al Palazzo del Pegaso la terza edizione del forum Repower Chianti Energie per il Futuro, che si svolgerà il 3 febbraio alle Cantine Antinori a San Casciano Val di Pesa. All'interno dell'iniziativa del forum verranno assegnati anche i premi Chianti Tesi per tesi di laurea volte a sostenere, analizzare e valorizzare lo sviluppo delle economie locali. Sentiamo Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Io sono davvero orgoglioso di poter presentare questa importante iniziativa oggi qui in Consiglio regionale. Energie per il futuro, Repower Chianti, è un modo per dire che il futuro si vuole costruire partendo dai territori, mettendo le migliori esperienze a disposizione di tutto questo. O noi abbiamo la capacità di anticipare il progresso oppure lo subiamo. È bello che in quell'occasione saranno premiati anche le migliori quattro tesi di riguardo queste tematiche, e sono contento che tante ragazze e tanti ragazzi abbiano dato il loro contributo nel ridisegno di un territorio. La politica ha questo ruolo, ha il ruolo, insieme a istituzioni locali, insieme a soggetti pubblici e privati, di disegnare le politiche di sviluppo di un territorio, ed è esattamente quello che faremo in questa iniziativa, che sarà un momento di ascolto, un momento di confronto, un momento in cui tracciare le traiettorie per un futuro migliore. Favorire lo sviluppo della zona del Chianti e mettere allo stesso tavolo gli attori protagonisti della realtà sociale e produttiva di questo territorio è lo scopo dell'iniziativa, come ha spiegato il responsabile del forum, Davide Borghi. Chianti Economic Forum è un'associazione senza scopo di lucro che è stata costruita per cercare di dare un contributo importante per lo sviluppo locale del Chianti, un contributo che possa unire, diciamo, allo stesso tavolo gli attori protagonisti dell'economia chiantigiana, sociale e produttiva, e quindi imprenditori, enti locali, che possano, diciamo, si trovano in un momento annuale in cui si può discutere del futuro del Chianti e dello sviluppo locale. Quindi noi siamo oggi a presentare la terza edizione del Chianti Economic Forum, che sarà Repower Energy Chianti, e avremo l'occasione quindi anche in questa occasione di presentare il premio Chianti Tesi, che è un premio di laurea magistrale sostenuto da Chianti Banca, in cui andremo anche a premiare i migliori elaborati che abbiamo raccolto a livello nazionale sullo sviluppo locale. Quindi saranno un'opportunità anche su questo di poter, diciamo, ai giovani laureati di poter esprimersi su diciamo, il futuro delle economie locali. Questo evento si chiama Repower Chianti proprio perché il nostro obiettivo è cercare
di inserire il concetto di transizione verde, quindi anche dello sviluppo sostenibile all'interno delle economie locali. Quindi da qui partiremo inizialmente con una tavola rotonda con oltre 30 persone che parleranno su queste tematiche qua, e poi avremo una plenaria, quindi alle cantine Antinori nel Chianti Classico, con vari personaggi, tra cui diciamo principalmente l'ex ministro Giovannini che sarà introdurrà il Chianti Economic Forum. Ci sarà anche la presenza poi di un tavolo di tavoli istituzionali con la presenza del presidente Mazzeo, in cui diciamo il nostro obiettivo sarà quello di presentare tante idee sullo sviluppo delle economie locali e dare una visione di una transizione verde che potrà essere diciamo fondamentale per guardare al futuro, ma soprattutto essere concreti in questo presente da oggi. Secondo Massimiliano Pescini, consigliere regionale, le iniziative promosse dal Chianti Economic Forum si stanno sviluppando in questi anni in modo sempre più importante e coinvolgendo sempre di più i giovani. È una iniziativa che va avanti da alcuni anni in maniera sempre più solida dentro il nostro territorio. È molto bella perché ci sono dei giovani appassionati, studiosi e organizzatori che si occupano del Chianti, cioè di questa terra che è anche un simbolo per la Toscana, ma guardando sempre oltre il Chianti. Lo si vede anche dagli eventi che vengono fatti, anche dal luogo dove vengono fatti, che sono le cantine Antinori. Quest'anno sono state anche premiate come miglior cantina del mondo, ma è un al di là della bellezza che rappresenta il saper fare del territorio. Le cantine Antinori anche rappresentano l'immagine che il territorio del Chianti ha verso tutto il resto del mondo, e Chianti Economic Forum e Chianti Tesi si occupa di un territorio mai guardandolo da solo, ma sempre contestualizzandolo ampiamente. Lo si vede anche dagli ospiti che sono stati invitati nelle scorse edizioni, ancora di più in questa, a partire dall'ex ministro, dal professor Giovannini, che darà davvero un forte significato alla parola sostenibilità. Chiunque abbia potuto ascoltare il professor Giovannini anche negli ultimi mesi si rende conto di quale sia la chiarezza di idee che potrà portare rispetto a un concetto come questo, troppo spesso abusato come parola, ma invece pieno di significati sia dal punto di vista sociale che economico che ambientale. Tutti devono tenersi insieme. Il territorio come il Chianti si candida con le sue istituzioni essere un piccolo esempio di quello che può essere lo sviluppo locale dentro il quadro di sostenibilità globale.